approvato dal Consiglio Comunale il nuovo piano finanziario di ASIA. La revisione dei costi produrrà risparmi nella gestione di oltre 10 milioni di euro, che consentiranno una riduzione del 4-5% sulla tassa per i rifiuti. Approvata anche la delibera che fissa le tariffe per le imposte di soggiorno, destinando i ricavi alla promozione turistica e alla manutenzione dei monumenti, e la delibera che aderisce alla convenzione con 9 comuni della provincia per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Presentato dalla consigliera Coccia l'ordine del giorno proposto dal sindaco De Magistris per l'adesione al programma nazionale e alla rete europea degli enti locali per la pace in Medio Oriente. Il documento, sottoscritto dai capigruppo, è stato approvato all'unanimità. Io ho proposto recentemente un appello affinché l'Italia, che è il primo paese occidentale fornitore di armi in Israele, interrompa immediatamente la fornitura di armi ad Israele. Io credo che questa sia un'iniziativa concreta. Vogliamo che Israele possa vivere in pace, ma vogliamo lo Stato della Palestina, lo vogliamo in modo forte, e esprimo la condanna più ferma per il genocidio in atto a Gaza. Questa è la mia opinione.